donne, guai, epopea romantica e vita violenta, mito e assassino, talento e follia, galera e fama. Insomma, gli elementi per una figurina ci sono tutti e l'album dei campioni si incrocia con una collezione di disperazioni. Carlos Monzón, classe 1942, da San Javier, Argentina, sesto di 12 fratelli, famiglia poverissima. Se l'infanzia è povera, l'adolescenza è peggio. Lustra scarpe quando lavora, più spesso ladro, protettore di prostitute. Vive a Santa Fe, sembra uno già perduto prima di cominciare, ha una faccia da indio, una forza che non si direbbe. Lo salva la box. A 16 anni comincia la sua avventura sul ring. Da dilettante combatte 83 incontri e ne vince 73. Al primo match Monzón distrugge l'avversario in due round e la storia può ripartire da lì. È il 1963, guadagna $3,000 a incontro, quelli che il padre metterebbe insieme in 30 anni di lavoro. È alto, Monzón, più di 1,80 m, pesa 72,5 kg, cioè è un peso medio perfetto. La tecnica la affinerà strada facendo, ma intanto è veloce, incassa bene e soprattutto è implacabile, è feroce. Il 7 novembre del 1970 incontra Nino Benvenuti a Roma per il titolo mondiale. Vince per KO alla 12ª ripresa. Torna in Argentina da campione del mondo, accolto da una folla oceanica. Quando Benvenuti cerca di riprendersi il titolo a Monte Carlo 1971, deve abbandonare al terzo round. Monzón difenderà il titolo altre 13 volte, record della categoria, battendo spesso per KO campioni famosi come Griffith, Briscoe, Napoles, oltre ai due incontri mitici con il colombiano Rodrigo Valdés. Li vince entrambi e lascia la box. È il 1977, in Argentina lo adorano come un mito vivente. Ma la vita di Monzón fuori dal ring è cattiva, burrascosa. Una moglie gli spara, un'altra la ammazza lui nel 1988, viene condannato a 11 anni di galera, ne sconta 5,5, poi ottiene la semilibertà un po' per buona condotta e un po' perché è Carlos Monzón, una specie di bandiera. L'8 gennaio del 1995 corre con la sua macchina per tornare a dormire in carcere, va troppo forte, si ribalta, muore sul colpo. Da professionista ha combattuto 102 incontri, ne ha vinti 89, 69 per KO, 9 pareggi, 3 sole sconfitte e un no contest. Un animale da battaglia, un combattente feroce, una vita buttata, una figurina perfetta per l'album, quello dei romantici e quello dei delinquenti. Una vita violenta, dentro e fuori dal ring. Monzón si sposa per la prima volta nel 62, ma non dura. Ha un figlio, Carlos Alberto. Si sposa di nuovo nel 63 con Mercedes Beatriz García, con la quale ha 3 figli e vive per 11 anni. Intanto è al culmine della carriera. Gli vengono attribuiti i flirt con Ursula Andres, con Nathalie Delon. Quando incontra Susana Jiménez, la Brigitte Bardot dell'America Latina, la moglie Mercedes non ne può più di tradimenti e violenze. Gli spara, ferendolo solo leggermente. La relazione con Susana Jiménez dura 4 anni, ma se ne va anche lei, stanca di botte. Monzón si sposa con Alicia Muniz, modella uruguaiana che gli dà il 5º figlio, Maximiliano Roque. Ma anche lì sono violenze, botte, liti continue fino alla notte di San Valentino del 1988, quando durante una lite Carlos e Alicia cadono dal balcone. Lei muore e l'autopsia rivela che non è stata la caduta a ucciderla, ma uno strangolamento, insomma omicidio e galera. Sul ring Monzón mette in campo il furore delle sue origini poverissime. Non è solo preciso, potente, svelto, è anche cattivo, come se combattesse in strada. La sua è una vera metamorfosi, da povero a miracolato, champagne, Rolex, macchine costose, amici famosi, da Alain Delon a Jean-Paul Belmondo. Gira qualche film, niente di notevole, ma non è la sua vita, e si vede. Gli amici famosi non lo abbandoneranno, persino Benvenuti cercherà di intercedere per lui, chiedendo clemenza e libertà condizionata. Ma l'affetto vero, ancora oggi, viene dal popolo argentino e a Santa Fe il giro turistico prevede un passaggio davanti alla statua di Monzón, un monumento vero per una figurina triste e violenta.